Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, in diretta dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Sesta puntata della Tana del Lupo, dal 2009 che siamo in onda, abbiamo fatto circa 500 puntate da quell'anno quando pensammo di mettere su questo programma che potesse parlare un po' della quotidianità, di cultura, di cronaca, di politica. Non ci siamo più fermati da quel giorno. Bene, adesso si rientra in studio nell'edizione 2022 con questa sesta puntata dove appunto approfondiremo in questa sede i tanti problemi che purtroppo ci portiamo nel nostro paese, e tra questi non ultimo la crisi energetica, la povertà, la quotidianità, i problemi che hanno i nostri cittadini proprio nel portare un pezzo di pane a casa, e tra anche il reddito di cittadinanza, tra le politiche che si sono appena concluse, sia quelle nazionali che quelle regionali. E lo faremo in studio con due ospiti importantissimi. Mi ritrovo in compagnia dell'onorevole Peppino Lupo. Ciao Peppino, ben trovato. Buongiorno. E per la prima volta un mio caro e fraterno amico Francesco Leone, avvocato. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Francesco, grazie. Allora, voglio partire subito da una piccola premessa. Crisi energetica, contributi e aiuti che si chiede allo Stato centrale, l'Europa che non risponde. Però proprio ieri, caro Peppino, abbiamo scritto sul nostro giornale, penso che ti sia arrivato anche a te il tuo cellulare, visto che fai parte del nostro gruppo broadcasting, di un piccolo comune della provincia di Bolzano. Un sindaco si è inventato una cosa simpaticissima, noi l'abbiamo riportato su moderatore.it proprio ieri sera, ha trovato una piccola soluzione per contrastare la crisi energetica. Cosa ha pensato questo sindaco, di cui non abbiamo voluto nemmeno scrivere il nome, ma è un piccolo comune del nord Italia, ha pensato di donare a tutti i suoi cittadini, alle famiglie soprattutto, una sorta di pannello fotovoltaico da balcone che permetterà a questi cittadini di risparmiare il 25% sulla bolletta, perché diventano autonomi in parte. Allora, l'abbiamo trovato come una notizia originale e interessante, anche perché fa fuori una serie di problematiche. Tra queste problematiche è proprio la burocrazia, perché non darà soldi il sindaco direttamente alla famiglia, ma ha comprato lui lo stock di, come comune, lo stock di pannelli fotovoltaici da balcone, e donerà ad ogni famiglia che ne farà richiesta questo piccolo, diciamo, strumento che farà sì che si potrà risparmiare un buon 25% di energia, che sono soldoni in questo momento in cui la crisi sta devastando il paese. Allora, caro Peppino, io da questa piccola operazione, ma è anche un po' una provocazione, visto che dal governo centrale uscente, ma anche in quello che si accinge ad arrivare, insomma, di soluzioni vere e concrete ne sentiamo parlare davvero tanto, ma si fa pochissimo. Allora, potrebbe essere un modello quello del sindaco di questo piccolo comune della provincia di Bolzano? Certamente sì, bisogna incentivare molto l'utilizzo di energia alternativa, quindi la diffusione del fotovoltaico, soprattutto anche a livello condominiale, anche a livello di attività produttive, anche facilitando esperienze di comunità energetiche. Faccio un esempio: il mercato ortofrutticolo di Palermo è in una condizione oggettiva di difficoltà, perché ovviamente i concessionari, gli operatori all'interno, avendo anche celle frigorifere che consumano tanto, in questo momento subiscono veri e propri salassi. Ecco, noi come Commissione Attività Produttive, tu sai, io sono vicepresidente al Comune della Commissione Attività Produttive, stiamo cercando di favorire la riconversione con pannelli fotovoltaici da mettere sugli stand, sui tetti, in modo da abbattere in maniera incisiva il costo dell'energia elettrica. E queste sono esperienze che si possono ripetere. E poi bisogna anche cambiare un po' mentalità. Quanti di noi, uscendo da casa, magari la sera, accendono la luce del proprio pianerottolo e dimenticano che accendendo la luce del pianerottolo si accende la luce dell'intera scala del palazzo. Certo. Ecco, sono piccole cose che però ormai fanno la differenza. Cioè, bisogna acquisire una mentalità diversa e cambiare completamente atteggiamento. E poi ci sono le soluzioni macro,
bisogna spegnere questa guerra che è la causa di tutto, infatti. E bisogna porre un tetto al costo dell'energia a livello europeo. Da questo punto di vista il presidente Draghi sta facendo tutto il possibile, certo in difficoltà perché comunque è un presidente dimissionario. Anche nella pubblica amministrazione c'è uno spreco di energia, spesso chi lavora dentro il comune insomma non fa quello che dovrebbe fare e quindi non c'è quella logica da padre di famiglia che dovrebbe come dire, tirare e risparmiare come se fosse casa sua. Però Francesco, ecco, invece voglio parlare con te, in questo momento di crisi pazzesca sappiamo che insomma già il tuo studio di suo lavora tantissimo e c'è una, come dire, modalità culturale da parte dei nostri imprenditori, dei giovani, a cercare il cosiddetto posto pubblico e quindi concorsi pubblici dove tu riceverai certamente tantissime come dire, tantissimi incarichi per risollevare alcune problematiche legate a proposito della partecipazione a diversi bandi, ma questo non consente soltanto di attivare ancora di più la tua, il tuo studio che già è potente di suo, però ci fa capire quanto è cambiata anche la mentalità dei nostri cittadini, dei nostri giovani che non aspirano più a diventare imprenditori, c'è un allontanamento totale verso appunto l'impresa e una ricerca spasmodica verso il posto pubblico che deve essere la salvezza dell'umano. Così non può essere, no? Ma guarda, ci sono due fattori secondo me determinanti. Il primo è che la pandemia, in mezzo a tutta la tragedia che ci ha portato, ha però consentito di sbloccare il cosiddetto blocco del turnover per l'amministrazione. Ci sono più concorsi oggi che non negli ultimi 20 anni, è un dato proprio statistico. La pubblica amministrazione ha ricominciato, viva Dio, a riassumere. L'ha fatto e lo sta facendo con procedure a volte, come dire, abbastanza particolari, emergenziali. Pensiamo, che so, a tutte le norme che ha introdotto Brunetta. Oramai i concorsi si fanno a casa di fronte a una webcam, in molti casi addirittura. L'altro fattore naturalmente è l'incertezza. In momenti di crisi, laddove si può, ci si va come dire, a rifugiare nel posto fisso, anche perché un pochettino, se vuoi, anche la cultura di noi italiani e le nostre famiglie, no? Vatti a cercare il posto fisso, perché comunque una volta entrato non esci più e hai maggiori garanzie, hai maggiori guarantigie intorno a te. E oggi avere uno stipendio è essenziale. Ma è diventato anche una sorta di, come dire, io la chiamo paraculata, diciamola così, da parte di chi oggi prende il reddito di cittadinanza e sta aspirando, perché qualcuno gli ha detto, diventerà un impiegato pubblico nel momento in cui sparirà questo reddito di cittadinanza, e qui ha voglia di fare pratica, che succederà sicuramente all'inferno, non solo dal punto di vista dei concorsi pubblici. È una storia vecchia sia per il resto d'Italia ma soprattutto per la Sicilia, no? C'è qualche politico o qualche, diciamo, pseudo politico che racconta in giro a chi becca questo reddito di cittadinanza: insistete così perché probabilmente finito il reddito dovranno assumervi. E questo lo avverto io perché, compreso il mio fruttivendolo di fiducia, che la domenica incontro, che mi dice: beh, il reddito di cittadinanza, dice, ma noi appassenteremo e ci faremo guerra perché ci devono dare un posto di lavoro. Quindi, Giuseppe, io credo che si sta innestando veramente qualche cosa di grave dal punto di vista sociale, che sarà una sorta di bomba esplosiva. È giusto che chi è in difficoltà venga aiutato, chiaro. Ma è chiaro che l'obiettivo deve essere il lavoro, non l'assistenza. Peraltro io incontro parecchie persone che percepiscono il reddito di cittadinanza che mi chiedono: ma quando avremo la possibilità di lavorare? Ma sono pochi forse questi. Ma guarda, fino a ieri sera mi è capitato uno che mi ha detto: anche il privato. È chiaro che non c'è la possibilità per tutti di svolgere un lavoro pubblico. Allora, la pubblica amministrazione deve assumere, perché abbiamo bisogno di una burocrazia efficiente. Burocrazia di solito viene bollato in senso negativo. La cattiva burocrazia è cattiva, la buona burocrazia è buona, cioè se la burocrazia è al servizio dei cittadini, delle attività produttive, dei servizi, può essere una cosa, ed è una cosa molto buona. Noi abbiamo molti uffici pubblici a questo punto senza un numero adeguato e sufficiente di professionalità necessarie, ad esempio per attivare gli investimenti del PNRR, non abbiamo più progettisti. Allora, se ti mancano i progettisti, non inneschi neanche lo sviluppo produttivo, che è ciò a cui dobbiamo puntare, quindi no, pubblica amministrazione al servizio delle attività produttive e dello sviluppo produttivo. Lì si può creare una possibilità vera di crescita occupazionale.
Però Peppino, io perché ti ho fatto questa domanda? Perché proprio qualche giorno fa, guardando su un media nazionale, un programma di Giletti, possiamo dirlo, perché tra l'altro va in onda sul canale 17, come va in onda questa nostra trasmissione una volta alla settimana, Giletti, intervistando giusto a Palermo alcuni percettori di reddito cittadinanza a Piazza Pretoria, proprio a casa dove tu fai svolgere l'attività di vicepresidente del Consiglio Comunale, questi signori proprio hanno detto esplicitamente: attendiamo un posto di lavoro perché il comune ha liberi 600 posti da assumere, più le partecipate altri 2000 posti. Noi siamo preparatissimi sull'impiego pubblico. Non c'è questa possibilità di assumere migliaia di persone. Però di 2600 tra partecipate. Anche se se ne assumessero 2600, il che non è possibile, perché tutti sappiamo, l'avvocato ce lo insegna, nella pubblica amministrazione si accede esclusivamente per concorso. Ecco, se i numeri sono quelli che dicevamo prima, a Palermo circa 60.000 percettori, se ne assumi 2.000, 58.000 rimangono per strada. Appunto. E allora noi dobbiamo cercare invece di creare opportunità di crescita e di sviluppo per i percettori del reddito di cittadinanza, ma anche per i nostri giovani laureati, perché non devono più andare a cercare lavoro fuori se non per scelta, ma non per costrizione. E per farlo servono imprese, lavoro, crescita, sviluppo, digitalizzazione, innovazione, nuove tecnologie, sostegno alle imprese. Allora noi dobbiamo pian pianino spostare risorse dall'assistenza, senza fare soffrire le persone, verso lo sviluppo produttivo delle imprese, affinché le imprese possano invece assumere nuovo personale e creare ricchezza, ricchezza autentica. Perché se si crea ricchezza, poi la ricchezza può essere anche redistribuita tra chi ha più bisogno, certo. Ma se non si crea ricchezza non c'è nulla da redistribuire neanche per chi ha più bisogno. Francesco, ma intanto per dare anche una dritta legale, ma sì, questi percettori davvero pensano di potersi aggrappare al fatto di essere appunto aiutati in questo momento dallo Stato e farlo diventare una possibilità per avere priorità nell'acquisizione di un posto di lavoro nella pubblica amministrazione rispetto a un giovane, a tanti laureati che hanno dato la vita per poter arrivare al punto dove sono e chiaramente con un concorso pubblico vorrebbero provare a cambiarlo? Ma innanzitutto facciamo chiarezza, come diceva l'onorevole Lupo, si entra alla pubblica amministrazione, lo dice la nostra Costituzione tra le altre cose, attraverso un concorso pubblico, quindi né percettore né non percettore potrà mai entrare nel comune di Palermo, se non altro da un certo livello in su, senza vincere un concorso pubblico. In generale sul reddito però dobbiamo anche sfatare alcuni miti, nel senso che innanzitutto se tu rifiuti il lavoro per tre volte lo perdi il reddito. Ma è davvero così poi? Sì, no, è la legge che dice questo. Il problema è un altro, cioè il problema sono le politiche attive del lavoro. E anche lì Peppino Lupo ha un passato in CISL, lo potrebbe dire meglio di me, cioè te lo devono proporre il lavoro, e il problema è che l'Agenzia per il Lavoro, invece di essere stata potenziata dai Navigator, è stata forse ancora di più impantanata dai Navigator, e proprio si interrompe la comunicazione tra domanda e offerta. Cioè i percettori di reddito di cittadinanza sono così tanti, al di là del fatto che c'è un problema di povertà verso la quale nessuno in questo paese, da destra a sinistra, può far finta che non ci sia. Io quando sento alcuni spot, leviamo il reddito di cittadinanza a qualche milione di italiani, mi viene il freddo, perché diventerebbe veramente una crisi sociale senza eguali nella nostra storia. Però andrebbe risistemato un attimino. Il problema però è che tu devi fare in modo che le offerte di lavoro arrivino a queste persone. Anche lì ci sono però tanti miti che vanno sfatati. Tu lo sai quant'è, perché no, c'è la storiografia, la biografia dice i ragazzi stanno sul divano a non fare niente, a prendere il reddito di cittadinanza. In verità le persone, i giovani che hanno un nucleo familiare a sé stante e percepiscono il reddito di cittadinanza sono inferiori al 2%. I ragazzi che prendono il reddito di cittadinanza non lo prendono singolarmente, lo prendono come nucleo familiare, certo, perché è una famiglia che ha reddito bassissimo e di conseguenza prendono il reddito, ma bamboccioni che stanno sul divano, che hanno la propria famiglia, vengono campati da tutti, in verità non esistono, è un'invenzione diciamo abbastanza faziosa. Io non difendo il reddito così com'è, però non si può buttare bambine acqua sporca. È vero, è vero. Invece, Peppino, tornando a un fatto più generale e politico, io quando ho visto diciamo, le varie posizioni dei partiti per queste regionali,
avevo sentito dire che Peppino Lupo non doveva partecipare, ho detto ma qui si gioca male questa squadra, perché insomma, nessuno può dire che Peppino Lupo non è un personaggio, diciamo, importante, non solo del Partito Democratico, di questa politica siciliana, per la tua storia, insomma, per quello che hai fatto, insomma, agli occhi di tutti. E un po' ho pensato, ma il PD vuole, siciliano vuole distruggere se stesso? Dico, poi tra l'altro quello che ti riguardava, quella vicenda un po' dove la Chinnici ha fatto veto su di te, era una vicenda un po' così, è vero che siamo ancora in una fase abbastanza iniziale, però giocare con un personaggio del tuo calibro, che non è certamente un piccolo politico che stava facendo gavetta dove iniziare un percorso in una circoscrizione, parliamo di Peppino Lupo, Partito Democratico, con tutto quello che ti gira dietro, e poi dall'altra a livello nazionale sentire la cessione di un posto importante in una operazione uninominale adatta a Di Maio piuttosto che a un personaggio che si è sempre speso, non faccio nomi, che ce ne sono tanti, sono stati esclusi a livello nazionale. Dico, allora può essere che tutta questa strategia per queste regionali, ma anche la nazionale, è stata totalmente sbagliata, anche se il tuo segretario nazionale è una persona certamente seria e quant'altro, però la strategia non ha funzionato e voglio dire, i numeri lo dicono. Beh, intanto la candidata alla presidenza della regione, Caterina Chinnici, che ha fatto tutto quel che poteva per ottenere un bel consenso, ma purtroppo è stata anche un po' abbandonata dal Partito Democratico, sì, sì, in campagna elettorale, ha dichiarato di non avere mai posto un veto sulla mia persona, quindi sarebbe stata una scelta del Partito Democratico. Io a quel che punto, hanno fatto passare allora come scelta. Che hanno fatto passare un'informazione diversa, diciamo. A quel punto ho preferito rimanere in Consiglio Comunale, peraltro sono stato eletto alle ultime elezioni amministrative, mi sto occupando delle attività produttive, lo faccio volentieri, non la considero una diminuzione, perché è la mia città e quindi sono onorato di rappresentare i miei cittadini in consiglio comunale. E comunque il principio di non colpevolezza è un principio costituzionale che dovrebbe guidare i nostri passi sempre, cioè la Costituzione va presa per quello che è e bisogna applicarla in ogni caso. Però lungi da me l'idea di voler creare difficoltà al mio partito, quindi ho preferito non suscitare polemiche. Anche perché, caro Peppino, il tuo partito in questo momento di problemi ne ha tantissimi, giusto? Ne ha già purtroppo tanti. Pure qualcun altro. Poi per risponderti, certamente alcuni errori sono stati commessi. Io penso che il PD ha parlato troppo poco, ad esempio, di lavoro, di sud e di mezzogiorno. È vero. In questa campagna elettorale, per cui alla fine l'unica proposta per rispondere ai bisogni della gente è sembrato proprio il reddito di cittadinanza, per cui 5 Stelle hanno preso una quantità di voti considerevole che sarebbero andati al PD se il PD avesse parlato di lavoro come principale strumento di lotta alla povertà. Questo è il tema vero, cioè la povertà si sconfigge con il lavoro è fondamentale per l'affermazione di ogni principio di cittadinanza. Noi dobbiamo quindi fare una grande battaglia per lo sviluppo, per il lavoro, senza abbandonare ovviamente chi rimane più indietro, chi ha bisogno in una fase difficile della propria vita di un ammortizzatore sociale, di un sostegno, di un'indennità di disoccupazione o del reddito di cittadinanza o della mobilità o di quello che sia, ma l'obiettivo a tendere deve essere appunto il lavoro, lo sviluppo. Il PD ha parlato troppo poco di questo. Ho parlato troppo poco di mezzogiorno, adesso si sta aprendo un congresso nazionale, sento parlare ancora troppo poco di mezzogiorno e di sud, non in termini di sud da assistere o da diciamo, quasi sopportare come una palla al piede del paese, ma di sud come vera occasione di sviluppo del paese. Se non parte lo sviluppo al sud, non parte lo sviluppo in Italia, cioè non c'è l'inversione di tendenza che vogliamo. Questi investimenti del PNRR vanno fatti innanzitutto al sud. Andando alla questione Di Maio, è stato un elemento di frizione, ad esempio, che ha provocato una delle cause della spaccatura con il Movimento 5 Stelle, che inizialmente prevedeva di sostenere proprio Caterina Chinnici. Cioè, quando abbiamo deciso, non io ma il partito, di candidare l'ex ministra Azzolina nel collegio uninominale di Siracusa, io ero presente, il Movimento 5 Stelle, che era nostro alleato fino a quel momento per le elezioni regionali, ha avuto una reazione che tutto sommato posso pure comprendere,
siamo, certo. Ci hanno detto siamo avversari su Roma, siamo alleati in Sicilia, ci candidate contro all'uninominale una nostra ex, rendetevi conto che questo non aiuta il dialogo. Peppino, ma tu Letta... Io penso che anche a livello regionale sono stati commessi troppi errori. Troppi errori, ma secondo te Letta deve continuare su questa strada o è giusto che faccia un passo indietro? Letta ha fatto una cosa seria, Letta è una persona seria, una persona per bene, ha fatto del suo meglio, tutti noi sbagliamo, io per primo, quindi io mi auguro un congresso in cui tutti, a partire dal sottoscritto, ci rimettiamo in discussione. Cioè, nessuno ha ragione, andiamo tra la gente, confrontiamoci sui problemi veri delle persone, e diamo la parola agli iscritti al Partito Democratico, agli elettori del Partito Democratico, per eleggere il nuovo gruppo dirigente. Letta, da persona seria, ha fatto un passo indietro, responsabilmente ha annunciato che guiderà il Partito Democratico Nazionale fino al prossimo congresso nazionale che si svolgerà entro marzo, ma ha anche annunciato che non si ricandiderà alla guida del Partito Democratico. Avrebbe anche potuto dimettersi, sbattere la porta e andarsene e lasciarci ancora una volta in grande difficoltà, così come è accaduto altre volte. Voglio ricordare per ultimo anche le dimissioni di Nicola Zingaretti, che ci hanno messo in una condizione davvero molto difficile. Non l'ha fatto. Ecco, io penso che quello che ha fatto Letta a livello nazionale va fatto ad ogni livello, semplicemente questo. Proviamo ad azzerare tutto, a capire le ragioni della sconfitta e a ricercare insieme ai nostri elettori, alla gente, ai nostri iscritti, in un dibattito che deve partire, quartiere per quartiere, quali sono le proposte e le soluzioni. Bene. Francesco, tu in qualche modo, noi lo sappiamo, sei stato anche un candidato del Partito Democratico. Come l'hai vissuto questo momento, diciamo, sia nazionale che regionale? È la batosta che ha preso il Partito Democratico proprio per i temi di cui parlava l'onorevole Lupo. Insomma, non si parla più di periferia, non si parla più di lavoro, non si parla più di povertà, ma si parla con le grandi finanze e si sparra, caro Peppino, anche dell'Italia all'estero. Questa è stata una cosa molto brutta che non andava fatta, perché chiaramente chi ne paga poi le conseguenze è sempre il paese stesso. Ma guarda, risponderei come ha fatto Michele Serra qualche giorno fa su Repubblica, no? Lui scrive spesso articoli un pochettino surreali, ha scritto quanto vorrei essere nato elettore di destra, perché tutte queste paranoie che ci facciamo noi a sinistra, loro non se le fanno proprio. A un certo punto c'è la scadenza elettorale, si mettono tutti quanti insieme. Considera che in questa legislatura la Meloni, Salvini e Berlusconi se ne sono dette di ogni, perché i primi... perché gli ultimi due erano al governo, la Meloni è stata per 5 anni all'opposizione, ha fatto un'opposizione molto dura, che peraltro l'ha anche premiata, no? Ma anche su argomenti importanti come per esempio vaccini, Green Pass, eccetera, proprio c'era un solco profondissimo tra Forza Italia, Lega e la Meloni. Però poi a Roma come a Palermo, nonostante le sciarre, le incoerenze, eccetera, si mettono insieme, e non solo si mettono insieme i leader, anche l'elettorato, che è un elettorato di centrodestra, che è molto mobile, no? Una volta Forza Italia al 30%, alle europee ultime la Lega ha preso un casino di voti e la Meloni era sotto il 10%, eccetera. Però poi l'elettorato di centrodestra perdona tutto ai propri leader. Perdona anche la mancanza di argomenti, se vuoi, perché la campagna elettorale è stata fatta con uno che voleva la flat tax al 15, l'altro Berlusconi, l'ultimo giorno, ti ricordi cosa ha detto? Raddoppiamo il reddito di cittadinanza. Capisci? E poi alla fine riescono a votare per comunque una coalizione di centrodestra. A sinistra si fa tanti, se vuoi, anche un po' di tafazzismo, per chi vedeva mai dire gol sa cosa mi riferisco, perché durante la campagna elettorale, quando si tentava di stare con Calenda, e allora c'erano quelli che dicevano però vi siete dimenticati del lavoro, non siete più di sinistra, se vai con i 5 Stelle, siete degli oltranzisti, integralisti e via discorrendo. Poi alla fine sono stati 3 mesi, secondo me, deleteri per il centrosinistra, a partire dalle comunali qui a Palermo, dove il nostro candidato non è andato un granché bene, continuando per le regionali dove hanno escluso Peppino Lupo, ma
peraltro in barba a qualsiasi tipo di principio garantista che dovrebbe essere, anche perché le norme in Italia ci sono, c'è la Severino che ci dice se sei condannato vai via. Qui addirittura il nostro partito si è messo a fare l'investigatore e a puntare le fiche sulla colpevolezza o meno di quell'altro candidato perché è sotto inchiesta. Ed è una cosa folle per uno Stato democratico, perché basterebbe qualsiasi magistrato, che poi andiamo, perché finché Peppino Lupo non si rende conto, però potrebbe toccare a chiunque di noi. Un magistrato ha la mosca al naso, tu ti stai candidando per esempio per fare il consigliere comunale a Palermo, ti fa un'inchiesta, ti fa un'indagine e tu, secondo il principio che ha lasciato fuori lui, sei anche tu fatto fuori. Cioè tu lasci discrezionalmente a un magistrato di decidere chi sarà o non sarà candidato, al di là del fatto che poi alla fine ci sarà un processo, una sentenza di condanna e magari dovrebbe essere anche definitiva arrivare in Cassazione. Questi errori sono degli errori clamorosi che portano un uomo di esperienza come lui a essere fuori oggi dall'ARS. Hanno lasciato per esempio fuori anche Luca Lotti a livello nazionale, cioè con la caccia alle streghe non andiamo da nessuna parte e i temi restano sullo sfondo, perché il nostro elettorato, a differenza di quello del centrodestra, pretende molto di più anche in campagna elettorale. È vero. Allora, l'ultimo minutino, faccio un'ultima domandina da un minuto, Peppino Caro, e chiudiamo questa trasmissione. Bilancio comunale, siamo messi maluccio. Sì. Però sembrerebbe insomma che c'è tanta volontà, ma credo che ci sia anche un'opposizione che non voglia fare l'opposizione sterile, ma un'opposizione a tutela della città di Palermo. È così? Assolutamente sì. Noi l'opposizione la facciamo a chi governa, al centrodestra, se governa male. Non la facciamo e non la faremo mai ai cittadini palermitani, al bene della nostra città. Quindi vendette niente. Ma ci mancherebbe, sarebbe sciocco, non viviamo di vendette, siamo in una condizione di grande emergenza, abbiamo tutto il dovere di fare tutto quello che possiamo per rilanciare Palermo. Quindi rapidamente uscire da questo piano di rientro, far abbassare di nuovo le aliquote, perché la pressione fiscale è troppo alta, aiutare lo sviluppo, la crescita e l'occupazione. Ho visto che con le attività produttive state comunque lavorando seriamente. Sono uscite una serie di misure importanti che non sentivamo da tanto tempo. Se vuoi elencarle veloce, poi salutiamo e chiudiamo. Abbiamo avviato un confronto come commissione con l'assessore Forzinetti. La commissione sta lavorando bene, con un confronto politico vero, nel rispetto dei ruoli, che maggioranza e maggioranza, chi fa opposizione, opposizione, ma ricercando il bene di questa città e con un approccio molto concreto stiamo anche visitando alcune attività produttive, giusto per rimanere qui vicini siamo stati anche al mercato ittico, che è una realtà che deve essere salvaguardata, protetta, rilanciata, c'è un progetto di rilancio, di ricostruzione ex novo anche degli edifici, i mercati sono fermi al 55, sono passati tanti anni, hanno bisogno di essere davvero innovati, riammodernati e hanno bisogno di investimenti, quindi lavoriamo concretamente giorno dopo giorno per fare crescere questa città e affrontare le emergenze che purtroppo ci sono ancora, l'emergenza rifiuti e tutto il resto, c'erano con Orlando, le emergenze ci sono con la Galla. Io credo che in questo grande irresponsabilità abbia la Regione, in particolare il governo Musumeci, perché nessuno dice che le città sono in difficoltà sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti perché mancano gli impianti, ma il piano per gli impianti è la competenza del governo regionale uscente, che purtroppo in 5 anni non l'ha fatto. Approfitteremo di un'altra trasmissione per parlare di rifiuti, lo faremo magari anche con il responsabile della RAP, col sindaco di Palermo La Galla, magari con alcuni di voi, sia consigli dell'opposizione che di governo, perché Palermo ha bisogno di una bella ripulita da ogni punto di vista. Forse la prima ripulita andrebbe fatta dal punto di vista culturale, perché è da lì che dobbiamo partire, dalle basi, trasmettere ai cittadini il rispetto della propria città come se fosse casa loro. Ed è quello che purtroppo ancora ad oggi nel 2022 noi soffriamo. Forse noi meridionali non siamo così pronti ancora a questi cambiamenti, vuoi perché ci sono moltissime emergenze, guerra, crisi economica, povertà, caro bollette, insomma ci sono una serie di problemi che fanno sì che appunto Palermo venga vista come l'ultima, è considerata l'ultima cosa da fare, l'ultimo rispetto da portare alla nostra città, quindi ambiente zero. Bene, chiudiamo questa puntata ringraziando ancora Peppino Lupo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Palermo. Grazie. E il mio amico avvocato Francesco Leone, ci vediamo. Grazie. Sicuramente una prossima puntata. Via con la sigla e alla prossima.